sta terra di Calabria, sta terra voglio amare. Patate impacciuse, patate bollite, patate fritte, patate come, Albino? Quanti gnocchi di patate, gnocchi patate di al forno, ucugiurieggio, per i non cosentini già dirlo è difficile. I cugiurieggi che cosa sono? Sono delle ciambelline fatte con farina, acqua e patate. A un cosentino toccagli tutto, ma non lo cugiurieggio. Non lo cugiurieggio. Tu sei cosentino? Io sono di Camigliatello, ovviamente allora, mi sento cosentino. Anch'io cosentino, la nostra provincia. Albino Carle è il direttore del consorzio della patata della Sila IGP. Ecco, vedete questa patata qui, che vedete anche il cestino, lo scatolo, ma fino a, che so, poco più di 10 anni fa, quindi nemmeno tantissimo tempo fa, veniva venduta per strada, sporca, nelle cassette, diciamo, buttate così, senza un vero prezzo, senza valore, anche perché i produttori si facevano una guerra al prezzo più basso per vendere. Poi è arrivato il consorzio, è stato rilanciato il consorzio della Sila, il consorzio delle patate della Sila, e da qui, dalla Sila, è arrivata una lezione per tutti i calabresi, cioè mettendosi insieme, facendo cooperazione, che per i calabresi è una parolaccia, facendo cooperazione si può vincere. Ecco, oggi le patate della Sila sono dappertutto, è di una qualità eccezionale, da Bolzano a Siracusa ci sono le patate della Sila, grazie anche al lavoro che state facendo voi, direttore. Beh, sicuramente il tema della cooperazione è il tema fondamentale sul quale si è vinta questa sfida nei confronti del mercato. Bisogna partire sempre dal presupposto che in Sila il prodotto buono c'è sempre stato. L'unica pecca che si aveva era l'incapacità di fare massa critica e esatto, di proporsi ai mercati che contano, che oggi ben sappiamo che sono i mercati della grande distribuzione organizzata, che se ne dica, sono comunque quei mercati che consentono una capillarizzazione dell'offerta e soprattutto consentono di mantenere alti i valori per un prodotto di qualità che è una indicazione geografica protetta. L'indicazione geografica protetta, ecco, mi permetto di ricordare che è stata ottenuta nell'ottobre del 2010, quindi è da allora che il sistema silano ha ricominciato il proprio momento di rilancio. Poi subito dopo è arrivato il consorzio. Esatto, il consorzio già in realtà esisteva perché però il consorzio è stato il promotore, esatto, del riconoscimento dell'indicazione geografica protetta, ma diciamo che quella data ha un po' segnato lo spartiacque, sì, da quella che era un vecchio modo di vendere le patate e di avere un'organizzazione qua sulla Sila al modo che conosciamo oggi, un mondo che oggi è fatto di strutture organizzate, di tante innovazioni, di tecnologie all'interno delle aziende agricole e degli stabilimenti di lavorazione, di un'organizzazione logistica molto performante, perché comunque siamo sempre molto lontani dai mercati che contano, quindi dobbiamo fare uno sforzo in più per arrivare lì dove poi il nostro prodotto è molto apprezzato, soprattutto nel nord Italia. Possiamo anche dire che oggi, poi se insomma, la patata viene venduta dappertutto, ne manca pure se proprio vogliamo, perché c'è una richiesta notevolissima della patata della Sila. Cosa diciamo che non era del tutto scontata, insomma, no? Sì, non era scontato, diciamo che la Sila rappresenta una, in realtà una piccola quantità all'interno del prodotto che viene consumato all'interno già del territorio italiano. Rappresentiamo sì e no il 3%, quindi comunque siamo una nicchia di prodotto. Sicuramente la cosa bella è che oggi abbiamo più vendite di quante patate produciamo e credo che per qualsiasi azienda sia la grande soddisfazione, perché ecco, non abbiamo questa grande necessità di abbassare i prezzi per poi vendere, perché insomma poi le logiche di mercato si capiscono facilmente. Oltre 40 i produttori attualmente, mi pare. 80, benissimo. Abbiamo raddoppiato. Abbiamo lasciato 46. Benissimo. Un'ultima battuta, però io consumatore che voglio sapere questa patata, il sacchetto che io compro, esattamente da dove viene, perché l'inganno, la truffa, la contraffazione domina spesso il mercato, soprattutto quello spregiudicato e delinquente, no? Ora,
come faccio a capire da dove viene questa patata, da dove viene questo sacchetto, questo scatolo? Allora, è molto semplice, perché ci viene incontro innanzitutto questo marchio, il marchio dell'indicazione geografica protetta, che ovviamente deve campeggiare su tutte le confezioni che hanno avuto il processo di certificazione. Quindi innanzitutto questo, il marchio patata della Sila IGP, e poi per i più curiosi c'è la possibilità anche attraverso col telefonino, lo smart, il QR code, attraverso uno smartphone, si può risalire a tutta la storia delle patate che stiamo acquistando. Cioè io metto il telefonino qui, esattamente qui. E qui mi esce esattamente da dove proviene questo sacchetto, questo scatolo. Inserendo un codicino che trovi sulla, sull'etichetta. Sull'etichetta. E ti dice, fuori, questo viene da San Nicola, da Montolivetto. Agricola, da questa... Non solo, puoi scaricare anche la mappa geolocalizzata su Google Maps dell'appezzamento dove sono state coltivate le patate, e puoi fare una cosa ancora più importante, cioè scaricare l'analisi che attesta l'assenza di residui di fitofarmaci su questo prodotto. Insomma, la garanzia così è massima. Totale. Grazie direttore.